I greci, che erano sudditi del re, i greci d'Asia, hanno inventato il libro soggettivo, cioè io dico quello che sembra a me. Ecco quando nasce, a mio modo di vedere e nelle conoscenze che abbiamo naturalmente, il libro. Quindi il libro è lo strumento della libertà. Questo è per me il libro. Secolo e mezzo che ci divide dal manifesto di Marx ha capovolto la previsione. Il proletariato industriale non è la classe assoluta, è diventata una classe tra le classi. È numericamente in declino, quindi l'idea di una proletarizzazione dell'intera società è vera, ma in altro senso rispetto a quello che pensavano loro due. Invece torna in grande stile il ceto degli emarginati come assolutamente indispensabile al profitto, sotto forma di semischiavitù, per esempio. Quindi Les Misérables sono tornati al centro della lotta di classe, paradossalmente. Allora questo è un libro che mi fa riflettere, mi ha sempre fatto riflettere, per questa capacità di vedere lontano e per l'aiuto che può dare se uno vuole impegnarsi subito. Questo libro dura ancora. Dunque, nel mondo antico la bellezza del libro, se vogliamo parlare di bellezza dei libri, era legata alla qualità del papiro. Papiro raffinatissimo, curatissimo, scritto in modo calligrafico, eccetera, era un bel libro. Spesso però succedeva che in un bel libro il testo era scorrettissimo, mentre copie umili fatte da un erudito, uno studioso, scrittura cursoria, carta mediocre, riutilizzata sul verso, erano di pregio. Quindi bellezza del contenuto, bellezza della forma non andavano necessariamente insieme. Il futuro del libro è legato al futuro dell'insegnamento. Cioè, se muore o decade la scuola, il libro soffrirà o addirittura deperirà. Non perché c'è il web, ma perché la scuola è sotto attacco.